Buongiorno a tutti, io sono Elena Cuppari, ex alunna del Collegio Ghislieri, che ringrazio per l'organizzazione della bella iniziativa Non fermiamo la cultura e per avermi dato l'opportunità di prendervi parte. Mi sono laureata nel 2015 in giurisprudenza, oggi collaboro come avvocato con lo studio legale LB Partners a Milano, che si occupa di energia e in particolare di energie rinnovabili. Oggi quindi vorrei trattare di alcune questioni di cui ho il piacere di occuparmi quotidianamente nell'ambito della mia esperienza professionale e di cui mi sono sempre interessata nell'ambito anche del mio ciclo di studi. In particolare vorrei trattare di tematiche legate alla lotta ai cambiamenti climatici, al tentativo di transizione energetica verso un modello di sviluppo sostenibile e green. E poi vorrei trattare di quella che è una novità recentissima, un recentissimo dibattito che poi in realtà vedremo non essere così recente, in materia di idrogeno, la cosiddetta rivoluzione idrogeno. Partendo quindi da quelli che sono stati i primi step, almeno a livello internazionale, rispetto a queste tematiche, come tutti sappiamo, nel 1997 è stato stipulato il protocollo di Kyoto, che segna un momento molto importante a livello internazionale, in quanto rappresenta uno dei momenti, dei primi momenti nell'ambito dei quali la comunità internazionale ha preso atto della problematica e dell'urgenza di impegnarsi rispetto a, in qualche modo, la sua gestione. Col protocollo di Kyoto, i paesi industrializzati, che sono considerati i principali responsabili del quantitativo di gas ad effetto serra sino a quel momento prodotti e immessi, assumono l'impegno di ridurre le emissioni di circa il 5% rispetto al 1990 nell'ambito del periodo di efficacia dello stesso protocollo di Kyoto. Come spesso accade a livello internazionale e come in particolare accade con riferimento a dichiarazioni di intenti o comunque accordi, specialmente nell'ambito delle tematiche di natura ambientale, il problema poi si ha nella fase di enforcement. Il protocollo di Kyoto non prevede sanzioni per l'ipotesi in cui gli impegni assunti non siano stati rispettati. E quindi non c'è da stupirsi se poi effettivamente gli obiettivi che ci si era prefissati non siano stati raggiunti. Nel 2015 viene stipulato l'accordo di Parigi, COP21, e nell'ambito di questo accordo gli obiettivi sono diversi, sono obiettivi di natura collettiva e in particolare si punta come obiettivo assolutamente imprescindibile a limitare l'innalzamento della temperatura globale di circa di 2 gradi centigradi rispetto all'età preindustriale. L'obiettivo sarebbe in realtà 1,5 gradi centigradi, ma ci si fissa quantomeno la soglia massima di 2 gradi, che viene considerata dalla comunità scientifica come la soglia oltre la quale si produrrebbero danni e conseguenze irreversibili per gli ecosistemi in generale, per il pianeta e quindi potenzialmente anche per la stessa umanità. In questo contesto di carattere, diciamo così, internazionale, molto, diciamo, interessante è il contesto comunitario, nel senso che l'Unione Europea ha da sempre giocato un ruolo fondamentale nell'ambito di politica energetica e soprattutto con ripercussioni anche ovviamente rispetto a quello che è il nostro mercato nazionale e in generale rispetto all'implementazione di normative di carattere ambientale. Si può dire che la normativa nazionale, tanto in materia di fonti energetiche, in particolare fonti energetiche rinnovabili, quanto in materia di diritto ambientale più in generale, siano sostanzialmente il frutto di quello che è l'implementazione della normativa prevista a livello comunitario. Specialmente rispetto a quella che è lo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, l'Unione Europea ha giocato un ruolo imprescindibile. In Italia i primi impianti di produzione da fonti rinnovabili, intesi come industriali, cioè oggetto di una vera e propria iniziativa imprenditoriale, iniziano a diffondersi intorno agli anni 2000. In particolare si tratta di impianti grossi eolici piuttosto che idroelettrici, ma anche fotovoltaici,
e nascono appunto come iniziative imprenditoriali legate però a tutta una serie di incentivi pubblici finalizzati a rendere sostenibili da un punto di vista economico iniziative che all'epoca, a causa diciamo di quello che era in quella fase l'avanzamento tecnologico disponibile, non sostenibili appunto da un punto di vista economico. Iniziative pubbliche quindi servivano in qualche modo a spingere la diffusione del mercato in quel particolare settore nell'attesa che si giungesse poi a una fase di sostenibilità anche economica di questa tipologia di iniziative imprenditoriali. Oggi si può dire che questo obiettivo è stato raggiunto e quindi una delle principali problematiche di quel tipo di iniziativa, che era proprio non essere economicamente sostenibile in assenza di incentivi pubblici, è stato risolto e si è raggiunto appunto quello che viene definita la grid parity, cioè in sostanza l'equivalenza in termini economici di produzione di energia da fonte rinnovabile rispetto a quella che è la produzione di energia da fonti fossili. Cioè oggi le iniziative imprenditoriali di impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili possono essere economicamente sostenibili anche in assenza di incentivi pubblici. Un'altra problematica legata alla produzione di energia da fonti rinnovabili che è stata risolta e ha consentito il pieno sviluppo di questa tipologia di impianti è sicuramente la problematica, diciamo così, della non programmabilità. Gli impianti da fonti rinnovabili sono impianti che si legano quanto alla loro produzione, a agenti atmosferici, quindi agenti non programmabili dall'uomo, quindi gas, scusate, sole piuttosto che vento, questa problematica in qualche modo limitava la possibilità di basare, comunque di prevedere di basare il sistema elettrico nazionale integralmente su questa tipologia di impianti, perché non consentiva, diciamo, di assicurare una immissione di energia costante tale da soddisfare costantemente quella che la domanda appunto fabbisogno energetico. Oggi questa problematica, come dicevo, è stata in qualche modo risolta, nel senso che sempre di più si diffondono i cosiddetti sistemi di accumulo o storage system. Si tratta sostanzialmente di batterie che vengono installate diciamo, su impianti già esistenti o nell'ambito di nuovi impianti in corso di realizzazione, finalizzati a accumulare energia prodotta in surplus che non possa essere immessa in rete nell'immediato, al fine di rilasciarla nel momento in cui si ha un calo di produzione dovuto all'assenza dell'agente atmosferico necessario per produrre. In questo modo si garantisce un'immissione costante di energia elettrica in rete e in qualche modo si garantisce di poter immettere anche quando si ha un calo di produzione non programmabile, rendendo quindi sempre più programmabile quello che programmabile non era. Quindi questi due elementi, cioè la grid parity e la possibilità di installare questi sistemi di accumulo in modo da rendere in qualche modo più programmabili gli impianti da fonte rinnovabile, hanno sicuramente consentito una diffusione veramente consistente di questi progetti di impianti, tanto a livello comunitario ma in particolare a livello nazionale, per cui ad oggi gran parte del fabbisogno energetico nazionale viene soddisfatto attraverso l'energia prodotta da queste tipologie di impianti. Se quindi la transizione energetica nell'ambito del settore elettrico può dirsi in qualche modo avvenuta e può dire che diciamo, in gran parte molti obiettivi siano stati raggiunti, per cui ad oggi l'energia elettrica viene in gran parte prodotta da fonti rinnovabili anziché da combustibili fossili, ci sono tutta una serie di altri settori che ad oggi invece ancora sono fortemente impattanti a livello ambientale che non possono subire la rivoluzione, diciamo così, una transizione green semplicemente attraverso la spinta delle fonti rinnovabili. O almeno non soltanto attraverso la spinta delle fonti rinnovabili. Mi riferisco in particolare al settore dei trasporti pesanti, quindi navi, aerei, camion,
Il settore dell'industria pesante, quindi diciamo acciaierie, industrie chimiche. Si tratta di settori ad oggi ancora fortemente impattanti a livello ambientale. Ci sono stati i primi tentativi di conversione e in qualche modo di sostituzione di quelli che sono i combustibili fossili legati alla produzione di biocarburanti, quindi la realizzazione di bioraffinerie piuttosto che di impianti a biometano, in qualche modo finalizzati proprio ad ovviare a queste problematiche. Ma diciamo che ad oggi questi settori rimangono ancora settori fortemente impattanti. E nessuna delle iniziative di cui vi citavo, appunto, sembra essere in qualche modo risolutiva rispetto a questi settori. In questo contesto, a livello comunitario, si inserisce nel 2019 il cosiddetto New Green Deal. Si tratta di una sorta di piano Marshall per lo sviluppo sostenibile per la transizione green a livello comunitario. L'Unione Europea, attraverso questo piano, propone e si impegna a stanziare fino a 1.000 miliardi di euro da impiegare nei prossimi 10 anni in progetti e attività finalizzate proprio alla conversione green. L'obiettivo è quello di ridurre le emissioni del 55% entro il 2030 ed in particolare di diventare un continente a neutralità emissiva entro il 2050. Quindi, con il New Green Deal, l'Unione Europea si prefigge l'obiettivo di diventare un continente a emissioni zero, si può dire probabilmente il primo continente a emissioni zero entro il 2050. In questo contesto, e in particolare a seguito della pandemia, o meglio della prima ondata di pandemia Covid, che ha sicuramente indotto a riflettere anche sulle questioni di sviluppo sostenibile e di lotta ai cambiamenti climatici, in qualche modo ha indotto a riflettere circa quello che è l'attuale modello economico, l'Unione Europea nel luglio 2020, in particolare l'8 luglio, ha adottato la cosiddetta European Strategy con riferimento appunto all'idrogeno. C'è un documento programmatico in cui si evidenziano quelli che sono gli obiettivi che l'Unione Europea si prefigge con riferimento all'idrogeno, in qualche modo evidenziando come l'idrogeno possa effettivamente rappresentare una rivoluzione, così come l'ha effettivamente definita è intitolato il proprio libro l'amministratore delegato di Snam, che appunto ha intitolato il proprio libro sulla tematica rivoluzione idrogeno. In qualche modo in realtà viene definito anche come il cosiddetto internet dell'energia, un qualcosa di estremamente rivoluzionario che sarà effettivamente la chiave di svolta rispetto alla transizione energetica in chiave green. E l'Unione Europea quindi prefigge tutta una serie di si prefigge tutta una serie di obiettivi rispetto all'idrogeno, in particolare all'idrogeno verde. Più in particolare, tra gli obiettivi si ha quello di incentivare sempre di più, inizialmente anche con incentivi pubblici, la produzione di idrogeno verde, da intendersi come idrogeno prodotto a emissioni zero in quanto derivanti da un processo di elettrolisi dell'acqua mediante energia elettrica prodotta da impianti da fonte rinnovabile e puntare sempre di più sull'utilizzo di questo idrogeno verde nell'ambito di quei settori di cui vi parlavo, quindi trasporti, intesi come trasporti pesanti e grande industria. Quindi diciamo, l'Unione Europea nell'ambito del New Green Deal, vede nell'idrogeno la soluzione per quei settori che non possono unicamente basarsi sulla transizione energetica che si è avuta dal punto di vista elettrico. L'idrogeno viene ad oggi distinto in tre diverse tipologie a seconda delle modalità di produzione. Si distingue tra idrogeno grigio, idrogeno blu e idrogeno verde. L'idrogeno grigio è l'idrogeno prodotto attraverso l'utilizzo di combustibili fossili e quindi non ad emissioni zero, ma pur sempre con un certo quantitativo di emissioni da CO2. L'idrogeno blu si basa sullo stesso processo produttivo, ma si associa a una tecnologia, la cosiddetta tecnologia di carbon capture and storage, che consente in qualche modo di ridurre l'impatto emissivo di CO2.
poi si ha l'idrogeno verde, che è appunto quello su cui la European Strategy punta, che è un idrogeno prodotto a emissioni zero, in quanto appunto prodotto attraverso questo processo di elettrolisi dell'acqua con energia elettrica, prodotta a sua volta da fonti rinnovabili. Quindi il grande vantaggio dell'idrogeno verde consisterebbe nel fatto che non soltanto in fase produttiva si ha emissioni zero, ma poi anche nella fase consumativa, cioè di combustione da parte di grandi industrie piuttosto che appunto nell'ambito dei trasporti. Quindi sostanzialmente tanto in fase di produzione quanto in fase poi di consumo l'idrogeno verde consentirebbe un impatto emissivo pari a zero. Perché diciamo l'idrogeno potrebbe rappresentare effettivamente il punto di svolta e quindi una vera e propria rivoluzione, il cosiddetto internet dell'energia. Rispetto all'idrogeno e rispetto appunto al recente dibattito di cui vi parlavo, si nota che tanto le istituzioni quanto i grandi operatori del mercato energetico, in particolare devo dire Snam, mostrano grandissimo ottimismo perché non soltanto sembra essere effettivamente un qualcosa che consentirebbe di abbattere totalmente quello che è l'impatto emissivo dei settori ad oggi ancora, diciamo, più problematici, ma perché, diciamo, vi sono una serie di aspetti anche più tecnici che sembrano effettivamente rendere l'idrogeno estremamente promettente anche nel medio-breve periodo. Nello specifico, l'idrogeno è sostanzialmente facilmente stoccabile ed è, con riferimento soprattutto all'Italia, facilmente trasportabile. Perché dico facilmente trasportabile e in particolare con riferimento all'Italia? Perché, come vi dicevo, Snam ha mostrato grandissimo interesse e grandissimo ottimismo rispetto a questa tipologia svolta. E ha già svolto delle verifiche rispetto a quella che è la rete infrastrutturale di oggi, diciamo odierna, attualmente esistente, di gasdotti, per verificare se l'attuale infrastruttura può in qualche modo, ed è già idonea, a trasportare anche l'idrogeno. Come vi dicevo, queste verifiche sono state svolte con dei progetti pilota e si è effettivamente accertato che l'attuale rete infrastrutturale già esistente è idonea per una riconversione a idrogeno, quindi non sarà necessario procedere alla realizzazione di una rete infrastrutturale del tutto nuova finalizzata alla trasportazione dell'idrogeno, e questo ovviamente ovviamente rende fortemente ottimisti, perché tutto una prima fase che sarebbe stato d'ostacolo di implementazione delle necessarie infrastrutture per la relativa poi diffusione e trasporto, in qualche modo è una problematica ad oggi inesistente, per cui si può direttamente partire con la produzione e poi con il relativo impiego. Sembra quindi che non soltanto vi sia un fortissimo ottimismo, ma vi sia anche un fortissimo ottimismo rispetto a quello che sarà il ruolo dell'Italia nella produzione di idrogeno, tanto appunto per questo vantaggio infrastrutturale che già ha, e poi anche per la forte diffusione di impianti da fonte rinnovabile che a sua volta rendono facile appunto in qualche modo riconvertire il sistema produttivo italiano di energia a idrogeno. In un certo senso, a voler dimostrare il fatto che l'Italia ha una marcia in più, tra virgolette, rispetto a questa tematica, e in qualche modo che avesse giocato anche in anticipo rispetto a quella che è la European Strategy, si può citare il fatto che vi siano delle fonti normative preesistenti alla European Strategy del luglio 2020 in Italia, che già parlano di idrogeno verde e già parlano in qualche modo di obiettivi da raggiungere rispetto alla produzione di idrogeno verde. Mi riferisco in particolare alla legge regionale
della Regione Puglia, legge regionale 34 del 2019, che ha tutta una serie di disposizioni che trattano proprio della tematica idrogeno verde, si prefigge tra i principali obiettivi quello di incentivare la produzione di idrogeno verde da impianti da fonte rinnovabile, istituisce un vero e proprio osservatorio regionale finalizzato a verificare l'implementazione di questi obiettivi e adotta un piano triennale per la produzione di idrogeno, con riferimento appunto all'idrogeno, da aggiornarsi periodicamente ogni 3 anni. Quindi in realtà a livello nazionale già esisteva una normativa, seppur localizzata, che in qualche modo si prefiggeva di perseguire obiettivi di questo genere già prima della European Strategy del luglio 2020. Ma in realtà a livello nazionale anche l'attuale PNIEC punta a individuare nell'idrogeno un elemento chiave, soprattutto rispetto a quello che è il settore dei trasporti. Diciamo quindi che l'idrogeno sembra essere effettivamente il punto di svolta di quella che è appunto la transizione energetica. E a dimostrazione sostanzialmente del fatto che l'arco temporale nell'ambito del quale questa svolta dovrebbe in qualche modo realizzarsi è tutt'altro che lungo, ma breve, si parla di 5 anni, 10 anni, posso citarvi tutta una serie di progetti concreti che in qualche modo di cui già si sta parlando. Tanto con riferimento alla grande industria quanto con riferimento ai trasporti. In particolare in Svezia è in corso di realizzazione il primo progetto di acciaieria a idrogeno, il cosiddetto progetto Ubrit, di appunto prima acciaieria ad idrogeno, quindi il progetto di un'industria solitamente ha fortissimo impatto ambientale, con un fortissimo impatto emissivo, che potrà funzionare appunto attraverso invece l'utilizzo di idrogeno verde e quindi in modo green. In realtà anche in Italia si parla già di acciaierie di grande industria con riconversione di idrogeno e già si parla in realtà pure di riconversione di Ilva ad idrogeno e per questi fini l'Unione Europea prevede lo stanziamento, comunque la possibilità di erogare grandi fondi a quelle nazioni che sostanzialmente si impegnino verso questa tipologia di riconversione attraverso i fondi stanziati nell'ambito del cosiddetto Fondo per la Transizione Giusta. Altri esempi di progetti ad idrogeno, anche nell'ambito dei trasporti, posso citare il progetto di prima crociera dei fiordi norvegese da realizzarsi entro il 2023 ad idrogeno. Posso citarvi Hyundai e Toyota che stanno predisponendo progetti di automobili a idrogeno. E un altro esempio concreto che ci riguarda ancora più da vicino è l'accordo siglato negli scorsi giorni da Snam e Ferrovie dello Stato per una riconversione di idrogeno di treni appunto della nostra di Ferrovie Italiane. Come vi dicevo, quindi, la rivoluzione idrogeno sembra essere estremamente promettente, sembra essere veramente il diritto l'internet dell'energia, è un qualcosa di, soprattutto magari per chi se ne occupa anche a livello professionale, di estremamente interessante perché comporterebbe veramente una rivoluzione incredibile anche a livello normativo, nel senso che già immagino modifiche consistentissime anche proprio a quello che sarà la normativa ambientale, il codice dell'ambiente. Quindi è sicuramente o può rappresentare la chiave di svolta rispetto a lotta ai cambiamenti climatici e transizione verso uno sviluppo sostenibile. Come vi dicevo, è un dibattito recente, è un dibattito di cui si parla specialmente negli ultimi mesi, ma è anche un dibattito
che in qualche modo così recente non è. Per concludere, a tal fine, vi cito quindi Jules Verne, 1874. Credo fermamente che un giorno l'acqua sarà usata come combustibile, che l'idrogeno e l'ossigeno che la compongono, usati isolatamente o insieme, forniranno una fonte di luce e di calore inesauribile e di un'intensità che dal carbon fossile non si potrebbe mai ottenere. Vi ringrazio e buona giornata.